Direi di partire dal titolo del testo, nel senso che prima ancora di andare a vedere quali sono poi i contenuti presenti effettivamente, già dal titolo Sfida 1 Etica richiama la necessità di accordarci un attimo su cosa effettivamente intendiamo noi per etica e in che senso può essere una sfida appunto per l'intelligenza artificiale. Due sfere di realtà completamente diverse. La sfera appunto tecnica e la sfera umana, esistenziale. Il problema umano, direi umanistico, è il problema del rapporto tra una istanza singolare, individuale, assolutamente privata e una istanza viceversa pubblica, cioè l'istanza di una organizzazione che è appunto la società, la quale non si può reggere se non attraverso delle regole. Ora, la tecnica è una costruzione che l'uomo stesso fa e che nasce dalla collaborazione, nasce, diremmo più semplicemente, dalla cultura. La tecnica è immersa nell'umano. Da un altro punto di vista, però, la tecnica confligge con l'umano. Ora, la tecnica, da un lato, è produzione dell'uomo e come tale è un effetto di una cultura diffusa di un certo momento, di una certa epoca, ma la tecnica a un certo punto assume anche una funzione modificatrice della vita umana, modificatrice nel senso che a un certo punto diventa essa ciò che dispone della vita umana. Se uno pensa all'invenzione dell'arma da fuoco, per esempio. E quindi noi abbiamo un doppio livello che emerge dalla cultura di un'epoca. Il primo è il livello della tecnica come risposta ai bisogni di quel momento. Il secondo è la riflessione sulla tecnica e la ricerca di rapporti fra la tecnica e gli altri aspetti della vita. Si giunge negli ultimi decenni a porre in questione se la tecnica, divenuta tecnologia, ricca quindi di implicazioni teoriche che prima non c'erano, non aspiri a diventare non più soltanto un momento della vita sociale, ma aspiri a diventare tutta la vita sociale. Questo è il punto più delicato del rapporto tra tecnica o tecnologia e umanità. Nel momento in cui la tecnologia diventa totalitaria, l'uomo non gode più neppure di quella libertà che noi consideriamo comunemente, volgarmente come libertà. Questo è il punto chiave della situazione. Questa questione della tecnologia trova la sua
manifestazione, la sua, diciamo, posizione estrema nella intelligenza artificiale. Io sarei disposto, come nelle fantasie, come nel cinema, come nel romanzo, a entrare in rapporto intersoggettivo con un robot che fosse tanto intelligente da poter parlare con me. La cosa che mi preoccupa è che quest'altro, chiamiamolo soggetto, che è un'intelligenza artificiale, comunque lo vogliamo poi configurare, tutto può fare. Può giocare a scacchi con me, può discutere, ma non può soffrire. Non ha dolore possibile. Ora, ciò che rappresenta il limite insuperabile della vita umana nei suoi rapporti con gli altri è il dolore. Ora, un robot fatto di fili, per quanto possa essere complesso e capace di funzionare in maniera alta, non potrà mai essere esposto al dolore. Ecco, questo è un limite nella possibilità di umanizzare la macchina. Nel caso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, a cui poi voi ponete la vostra attenzione, significa che già oggi l'amministrazione come tale non tiene conto della sofferenza dei singoli cittadini. E spesso il modo con cui si amministra si trasforma in una vera e propria attività di tortura. Ma ancor meno potrebbe una funzione amministrativa essere rispettosa dell'esistenza umana quando fosse puramente e semplicemente automatica. Allora mi pone il problema: se io introduco nei sistemi amministrativi, come sta avvenendo, maggiori artifici, maggiori automatismi, maggiori interlocutori che non possono soffrire, è molto aumentata la probabilità che soffrano gli amministrati. Questo è il punto di frizione tra tecnica e umanità. Secondo me questo legame con la tecnica forse potrebbe essere riscoperto nel momento in cui appunto ci possiamo domandare se sia possibile una tecnica che non sia puro calcolo, automatismo e che riporti quella contingenza a cui lei richiamava. Ma potremmo invece essere in grado di creare una relazione che coinvolga il patire, la contingenza e che non sia questa protezione negativa che annulla la vita in questo intento così di proteggerla, ma che poi appunto. In linea di principio è possibile. Se non fosse possibile, dovremmo semplicemente dichiarare fallimento e basta. È evidente che quando diciamo amministrare non lo stiamo adoperando nel senso deteriorato della parola. Cioè, amministrare è appunto il puro e semplice ripetere delle regole ottusamente e basta. E amministrare, la sua etimologia, è avere cura. E il problema è di dare dunque all'amministrazione quel respiro che ci consenta di
venire incontro a quella possibilità di cui parla lui. E questo respiro, come possiamo chiamarlo? Politica. Allora il problema, ancora una volta, è riportare la tecnica alla sua origine nella cultura e riscattare l'amministrazione dalla sua accezione meramente ripetitiva e far riemergere quell'elemento di invenzione sociale che noi chiamiamo politica.